Bene, buongiorno a tutti, benvenuti. Siete, siete molto numerosi e questo, questo ci, fa, ci fa piacere. Un benvenuto da parte mia, io sono Alessandro alessandro Braghetto, e sono uno dei tecnici di NTA Italy. Eh, mi occupo di seguire dal punto di vista tecnico alcuni prodotti, alcuni software del settore dell'architettura, dell'ingegneria e delle costruzioni, nel settore ECI. Eh, mi occupo di formazione, di affiancamento, di sviluppo eh, contenuti per quello che riguarda eh, il tema del building e del BIM applicato alla progettazione eh, nel settore dell'architettura e dell'ingegneria delle costruzioni. E ehm, sarò la voce che condurrà l'incontro di, di questa mattina, dedicato agli NTI for Revit, nel quale, nel quale cercherò di. Eh, mostrarvi, presentarvi, fare una panoramica eh, su questi strumenti aggiuntivi che si integrano in Revit e che ci consentono di poter migliorare la nostra, la nostra produttività, andare ad automatizzare una serie di operazioni, poter svolgere in modo più lineare una serie di, una serie di strumenti eh, così da agevolare eh, di fatto la produzione dei contenuti, la produzione degli elaborati, poter fare in modo che vi sia una maggiore coerenza delle informazioni contenute nei nostri, nei nostri modelli. Ma prima di entrare nello specifico e, e andare a vedere eh, quali sono le principali funzionalità degli NTI4Revit, eh, facciamo una veloce, molto veloce panoramica su, su chi siamo, così che eh, anche le persone che sono collegate, che magari eh, ci conoscono, ma magari ci conoscono parzialmente, eh, possano così avere un'idea un po' più un po' più completa di chi siamo e di che cosa facciamo NTI Italy ehm, questo è il nostro attuale eh, nome ehm, si occupa fondamentalmente di eh, aiutare gli utenti a fare in modo eh, che quelle che sono le loro idee diventino reali e quindi rendere visibile anche eh, elementi, elementi complessi e poterli, e poterli realizzare ci occupiamo di eh, assistere e fornire consulenze e affiancamento su, su quelli che sono gli strumenti che normalmente utilizzate eh, per sviluppare i vostri, i vostri progetti, eh, che siano essi legati al settore dell'architettura, dell'ingegneria e delle costruzioni, che, che è il settore dove eh, presumo un po' tutti lavoriamo, eh, ma parallelamente eh, una parte della nostra struttura si occupa anche di. Eh, svolgere questo tipo di attività per il settore, settore manifatturiero, per il settore MFG. Eh, siamo un gruppo di persone piuttosto numeroso, distribuite eh, su tutto il territorio nazionale e, e questo fa sì che siamo presenti, che siamo eh, dislocati nelle vostre vicinanze, quindi vi possiamo assistere, vi possiamo aiutare a, a lavorare al meglio, fondamentalmente. Eh, siamo presenti con 18 sedi sul territorio italiano. La sede principale di NTI Italy è nei pressi di Milano, all'inviate. Eh, io vi sto parlando dalla seconda sede eh, di NTI Italy che si trova a Torino, eh, qui vivo, e quindi faccio, faccio base nel nostro ufficio di, di Torino, e, eh, ma di fatto, come vedete, copriamo l'intero territorio nazionale e al di là di quella che è la fornitura degli strumenti relativi alla progettazione. Affianchiamo di fatto quelli che sono i nostri clienti su una serie di progetti, eh, siano essi legati al mondo manifatturiero e eh, progetti legati alla gestione eh, documentale piuttosto che del ciclo di vita del prodotto, ma siamo molto attivi anche eh, per quanto riguarda il building information modeling <coughs> e quindi tutte le attività che sono in qualche modo correlate. Eh, allo sviluppo di un, eh, di un modello che sia legato ad un'architettura piuttosto che eh, di un'infrastruttura ci vede eh, direttamente, direttamente coinvolti. In realtà NTI Italy fa parte di un gruppo più esteso, fa parte del gruppo NTI che è presente attualmente eh, in 12 paesi europei. In realtà questa, eh, questa cartina è in continua evoluzione per cui si colorano di continuo nuovi stati eh, e questo fa sì che eh, NTI sia eh, di fatto uno dei principali partner Autodesk, eh, non solo a livello italiano, eh, dove siamo di fatto il, il principale partner Autodesk, eh, ma eh, uno dei principali partner a livello, eh, a livello EMEA. Complessivamente siamo circa 700 persone, eh, distribuite un po' nei paesi che vedete colorati. Eh, la maggior parte delle figure eh, sono come me tecnici e quindi lavoriamo con gli strumenti che utilizzate voi stessi. Ci occupiamo anche di formazione, ehm, vedrete in una slide successiva quali sono, quali sono le principali attività eh, che svolgiamo e mh, io stesso insieme <coughs> al, al resto del gruppo eh, che fa parte della struttura tecnica. Eh, ci occupiamo di svolgere attività formative sui prodotti, sui software. Normalmente sono attività legate eh, a quelli che sono i vostri progetti, per cui eh, al di là del, della struttura del percorso formativo e quindi i contenuti che vengono trattati, normalmente eh, si lavora su quelli che sono i vostri, <coughs> i vostri modelli, i vostri prodotti, eh, così che la formazione possa essere eh, il più efficace possibile perché è calata nella vostra realtà. Ci occupiamo di certificazioni, siamo un organismo di valutazione che opera per conto di ICMQ, eh, io sono il referente di NTI Italy per quanto riguarda il tema delle certificazioni e quindi organizziamo, gestiamo eh, l'organizzazione delle sessioni d'esame, eh, così come le attività formative che sono necessarie per arrivare eh, in modo preparato e tranquillo all'esame di certificazione. Siamo un partner Autodesk eh, con la qualifica di, di Platinum Partner, che è la principale eh, qualifica che Autodesk riconosce ai propri partner. Lo siamo da, da diversi anni, da 13 anni oramai. E, e la certificazione si basa non solo su quelle che sono le attività svolte, ma anche sulla struttura e sulle competenze delle persone che sono presenti. Siamo partner anche HP. Eh, un partner Amplify, che significa che possiamo consigliarvi eh, su quali possono essere le soluzioni hardware ideali per andare ad utilizzare i prodotti che normalmente utilizzate, così da poterli sfruttare al meglio. Siamo anche partner faro eh, per quanto riguarda i dispositivi di rilievo, eh, i laser scanner che, eh, che entrano nel processo che entrano anche di fatto nei, nei software che utilizziamo che entrano in Revit, che entrano in AutoCAD ma non solo, in Navisworks eccetera eh, e che di fatto diventano ehm, degli elementi complementari a, al, al modello stesso e quindi anche se da questo punto di vista aveste bisogno eh, di informazioni o aveste bisogno così di un chiarimento su quali possono essere i dispositivi quali possono essere le soluzioni ottenibili con questi contattateci e siamo partner anche 3D Connection, quindi un ulteriore dispositivo hardware che si eh, utilizza soprattutto in quegli strumenti tridimensionali come possono essere Revit, ma anche per il mondo manifatturiero tipo Inventor, eh, per poter consentire all'utente di poter lavorare al meglio, eh, in modo più comodo possibile. Eh, dal momento che gestiamo modelli tridimensionali, la visualizzazione e l'operatività su questi modelli diventa, eh, diventa necessaria per poterla eseguire al meglio. NTI Italy è un training center Autodesk per cui ci occupiamo di formazione. Eh, in quanto training center certificato Autodesk, eh, i corsi che organizziamo e che, eh, che svolgiamo sono corsi strutturati sulla base eh, di quelle che sono le indicazioni che da Autodesk stessa riceviamo, eh, per cui i contenuti eh, in un certo senso sono predefiniti eh, e poi li andiamo a calibrare, non? li andiamo a strutturare, a ritagliare su misura eh, proprio perché. L'azione formativa sia la più efficace possibile. Il fatto di essere Training Center Autodesk vi consente, nel momento in cui partecipate ad un nostro corso, di poter ottenere eh, l'attestato ufficiale Autodesk, che è un attestato univoco, eh, numerato, riconosciuto, e, e che quindi può andare ad aumentare, ad accrescere quelle che sono non solo le vostre competenze, ma anche la vostra qualifica. <coughs> Proprio perché ci occupiamo di formazione e di assistenza sull'utilizzo dei software, abbiamo una piattaforma che raccoglie eh, i nostri percorsi formativi, eh, quelli che abbiamo registrato nel corso del tempo, eh, legati a strumenti diversi e, e che potete eh, di fatto acquistare eh, visualizzandoli in totale comodità, eh, quando e dove volete, eh, sono corsi in modalità sincrona per cui eh, si visualizza la registrazione della lezione da qualunque dispositivo riteniate, riteniate opportuno, eh, con la possibilità di replicare magari anche poi le funzionalità che durante i corsi vengono presentati. lear for work quindi è il nostro contenitore di percorsi formativi eh, che sono tenuti eh, da chi come me è eh, un istruttore di fatto certificato Autodesk. Um, quali sono i servizi ulteriori che eh, eroghiamo e che forniamo per il settore eh, dell'architettura dell e dell'ingegneria delle costruzioni? Eh, sono variegati e vanno dall'assistenza, che poi si eroga eh, con metodologie diverse: dall'assistenza telefonica piuttosto che l'assistenza da remoto piuttosto che on-site, per andare a risolvere problematiche magari legate all'utilizzo eh, all dei prodotti. No? Per cui, eh, nel momento in cui ci si ritrova incastrati in una, in una situazione dalla quale non si riesce a uscire, magari un contatto telefonico potrebbe già aiutare a superare o a risolvere il problema. Ci occupiamo di formazione eh, legata eh, e su vari livelli, appunto su, sui vari prodotti, eh, corsi personalizzati che sono quelli che normalmente eh, andiamo a definire. Eh, Andando a calendarizzare il percorso sulla base delle vostre esigenze, andando a definire quelli che sono i contenuti. Eh, quindi, a seguito di una proposta che vi facciamo, poi lo si adatta andando ad enfatizzare magari certi aspetti che per voi sono più significativi rispetto ad altri che eh, magari sono significativi per altri utenti. Ehm, ci occupiamo di eh, svolgere anche ed erogare i cosiddetti master beam per i quali. C'è una slide poi a seguire, che sono dei percorsi eh, di formazione molto più approfonditi, anche eh, distribuiti in un periodo un po' più, un po più lungo, perché si eh, sviluppano di fatto nel corso di alcuni mesi, eh, da 100 ore a salire, eh, nei quali si vanno ad analizzare e ad approfondire le tematiche legate ad alcuni strumenti. È quello che noi chiamiamo il bin for Work. La parte relativa alle certificazioni, anche questa la vedremo in una slide successiva. Eh, quindi al di là del tema della certificazione, interveniamo anche nella preparazione all'esame di certificazione, andando a trattare gli aspetti legati alla normativa, legati agli strumenti che eh, durante l'esame vengono utilizzati. Ci occupiamo di gestione dei progetti. Eh, l'ato manifatturiero, eh, in modo particolare quanto riguarda gli aspetti legato al PDM e al PLM, eh, andiamo a personalizzare anche il post processor che è quell'attività legata a, a quelle aziende che utilizzano eh, quei macchinari di lavorazione dei, eh, dei materiali eh, che, quindi, che quindi diventano molto molto necessari quando si lavora in un contesto legato al CAM. Eh, ci occupiamo di progetti BIM. Eh, tutto ciò che riguarda di fatto a 360 gradi il tema del Building Information Modeling, eh, dall'assistenza legata alla redazione di documenti che sono necessari magari per partecipare alla gara, ehm, un affiancamento eh, su quello che è lo sviluppo dei modelli stessi che per voi sono necessari, insomma tutto ciò che in qualche modo è legato al BIM, lato formazione ma soprattutto lato operativo. Ci occupiamo di sviluppo, di applicazioni. All'interno della nostra struttura sono presenti numerosi sviluppatori che aggiungono funzionalità ai prodotti. Ed è un po' in questo tema che rientra eh, gli NTI for Revit. Eh, sono uno sviluppo nostro eh, fatto eh, all'interno del gruppo NTI che si va a sommare a quelle che sono le funzionalità native di Revit. Con alcuni strumenti peculiari che andremo, che andremo a trattare, quelli che vengono definite da noi in gergo le Hero Function, no? le, funzioni, le funzioni principali eh, che cercherò di raccontarvi durante questa mattinata, e poi eh, nella parte finale cercheremo anche magari di <coughs> aggiungere qualche altro tool, ehm, poi ce ne, sono, ce ne sono tanti: sono circa 60 gli strumenti eh, che sono contenuti negli NTI for Revit. Ad oggi e non è da escludere che. Un domani ce ne siano anche, anche ulteriori, ma eh, perché di fatto i contenuti che noi ritroviamo come NTI for Revit nascono proprio da richieste, no? da segnalazioni che ci vengono fatte da utenti e da sviluppi che andiamo a gestire, a gestire internamente per, per migliorare di fatto il modo con cui voi lavorate con il vostro eh, strumento di Beam authoring, quindi Revit. Um, per quanto riguarda il tema delle certificazioni, siamo organismo di valutazione ICMQ eh, e andiamo a organizzare le sessioni d'esame eh, legate alla certificazione per le figure Bean specialist, coordinator, bean manager e CD Manager. Eh, poi i Bean Specialist si articolano nelle quattro discipline: architettura, struttura, impianti e infrastrutture. Eh, per cui se aveste la necessità o l'intenzione di andare ad acquisire eh, la certificazione per le figure professionali BIM, eh, possiamo, possiamo darvi sicuramente delle indicazioni in tal senso. Il BIM for Work è il nostro master legato al BIM, ehm, con una serie di edizioni che si sono svolte negli ultimi anni, eh, se ne è conclusa una eh, legata al tema building eh, alla fine di gennaio, ne è iniziato uno nuovo, una nuova edizione ieri proprio, ehm, in cui il tema invece è legato alle infrastrutture. Eh, sono dei percorsi eh, estesi, quello che è iniziato ieri che è legato appunto al tema delle infrastrutture, che ha con eh, Civil 3D di fatto il suo attore principale, è un percorso formativo che si articola in 108 ore. Eh, distribuite in eh, due incontri settimanali che eh, si protraggono di fatto per, per i mesi a venire eh, fine maggio inizio giugno è prevista insomma la sua conclusione eh, è un percorso molto approfondito eh, tanto questo legato alle infrastrutture quanto il precedente legato al, al building eh, per il quale ci sarà poi una nuova edizione in autunno eh, a partire da ottobre eh, dove si andranno ad approfondire gli strumenti legati alla creazione dei modelli, eh, lato Civil, lato Revit, ma poi con una serie di parentesi eh, che vanno a toccare quanto è necessario per andare a completare eh, di fatto il tema. Eh, per cui, quello che riguarda il controllo delle interferenze e il coordinamento tramite Navisworks, piuttosto che la gestione dell'ambiente di condivisione dei dati tramite DOCS, eh, piuttosto che. Eh, strumenti specifici eh, come possono essere infraworks estremamente utile lato infrastrutture eh, o altro eh, che riguarda magari il tema building eh, il percorso andrà a trattare anche gli argomenti legati alla normativa ehm, e quanto insomma è necessario acquisire per essere pronti poi per andare a sostenere a seguire l'esame eh, di certificazione come come specialist allora con questo io concludo eh, questo veloce company profile e passo invece al, al secondo, alla seconda presentazione che è quella un po' più specifica e che riguarda il tema di oggi di questo, di questo webinar, ovvero gli NTI for Revit. Eh, e cominciamo a dire che cosa sono e poi andremo a vederne alcuni. In TI4 Revit altro, altro non è che un, un plugin, eh, un plugin che si integra in Revit, che va ad aggiungere una scheda nuova eh, all'interno dell'interfaccia nativa di Revit eh, e che poi si compone eh, di una serie di gruppi di comandi, di comandi in alcuni casi singoli, in altri a tendina, eh, che ci consentono di andare a ritrovare eh, di fatto una serie di strumenti. Ehm, da utilizzare in momenti e in situazioni differenti, con l'obiettivo comunque di andare a migliorare eh, l'efficienza del processo, no? andare a gestire eh, una serie di aspetti differenti legati magari anche al dato. No? Eh, parlando di BIM non si può prescindere dalle informazioni che gli oggetti possiedono, dalla capacità che questi hanno di, di contenere proprietà ed attributi. E, e quindi poter avere eh, degli strumenti che ci permettano eh, magari di distribuire queste informazioni, di poterle controllare, di conservarne la coerenza nel corso del tempo, eh, sicuramente ci può agevolare, soprattutto nel momento in cui eh, un certo tipo di operazioni, pur essendo nativamente previste dal software, magari devono essere <coughs> eseguite attraverso operazioni ripetitive o magari attraverso degli scamotage o dei giri. Un po' complessi e tortuosi che, che ci fanno perdere tempo. Eh, per cui gli NTI for Revit vediamoli proprio come un qualcosa eh, che, non solo in alcuni casi, va ad aggiungere delle funzionalità non presenti in Revit, in altre vanno a migliorare quelle che sono le nostre operazioni che svolgiamo all'interno di Revit stesso. Questi sono gli ambiti nei quali lavorano gli enti i4 Revit. Eh, sono molteplici e vedete che riguardano aspetti diversi, dalla coerenza del dato alla possibilità di andare a aggiungere o gestire e controllare le informazioni presenti all'interno del nostro modello, eh, la possibilità magari di anche, anche di andare a gestire l'applicazione di standard, eh, e quindi fare in modo eh, che le entità presentino, conservino eh, e, e in modo aggiornato. Eh, tengano eh, costantemente coerente il dato all'interno del, eh, del nostro modello ci sono poi una serie di strumenti legati all'interscambio alla pubblicazione in formati differenti come possono essere gli IFC, eh, come possono essere il PDF soprattutto nel momento in cui diventa necessario pubblicare una serie di tavole pubblicarle magari in locale o pubblicarle in uno spazio condiviso eh, facendo in modo quindi eh, che le tavole possano giungere all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, eh, ma in modo diretto all'interno del progetto, senza dover passare da, eh, da strumenti differenti o attraverso magari le strutture risorse di Windows stesso, perdendo di fatto una serie di, una serie di attributi, una serie di funzionalità. <coughs> queste sono le principali funzioni, alcune di queste ve le andrò a raccontare tra poco, eh, ne abbiamo scelte alcune. Eh, insomma, presentarle tutte 60 eh, diventa complicato. Eh, queste sono quelle, secondo noi, un po' più significative, quelle che, che, che pesano maggiormente, eh, fermo restando che poi ciascuno ha la possibilità eh, magari di, di scoprirne altre o di andarne ad utilizzare altre sulla base proprio di quelli che sono gli utilizzi. Che normalmente vengono svolti. Eh, il, primo, eh, il, primo, il primo strumento che, che vi mostro è, è legato al compositore colori ehm, è legato, cioè alla uh, possibilità che abbiamo all'interno di un, di un progetto di andare a tematizzare gli elementi. Eh, è vero che è possibile farlo anche con i filtri, eh, è vero che è possibile farlo in alcuni casi già con degli strumenti nativi. Eh, penso ai locali, ad esempio, dove eh, è possibile andare a creare un tema sulla base di un particolare parametro, ehm, però il tema del locale è legato al locale, il tema del filtro è un qualcosa che deve essere costruito in modo eh, non sempre così lineare, neanche valido per tutti gli oggetti, mentre il compositore colori ci consente di automatizzare e distribuire in modo massivo anche fra molteplici viste presenti all'interno del nostro progetto, quelli che sono i contenuti che noi, eh, che noi andiamo ad aggiungere e noi ritroviamo all'interno dei, dei nostri modelli. Si definisce quale sia l'elenco colori, eh, per cui si va a creare un'informazione all'interno di quel riquadro che vedete sul lato sinistro, eh, che ci permette di andare a dare un nome all'azione che stiamo per svolgere. Dopodiché sarà necessario andare ad identificare le categorie e qualunque categoria del modello potrà essere individuata eh, facendo una scelta all'interno di quel riquadro che è un riquadro molto familiare eh, per chi lavora su Revit perché ritorna in una serie di situazioni differenti, no? è quello che ci mostra fondamentalmente quello che abbiamo o che potenzialmente potremmo avere all'interno del nostro progetto. Dopodiché si sceglie eh, il parametro, la proprietà che appartiene a quella categoria o quel parametro che è comune eventualmente a molteplici categorie. Dopodiché si va ad impostare il tema e quindi si definisce quale debba essere la sostituzione colore eh, che deve essere assegnata ad un particolare valore. La lista dei valori è una lista che si costruisce sulla base dei dati che sono presenti all'interno del nostro progetto. Quindi è un qualcosa che si aggiorna di fatto contestualmente al nostro progetto, cosa che già i filtri eh, in modo così diretto e immediato non ci permettono di fare. Potrà essere gestita la sostituzione per gli elementi che sono in vista, che sono in proiezione, eh, così come per gli elementi che sono sottoposti a un taglio, eh, a seconda anche della vista nella quale eh, il tema dovrà essere applicato. Quindi si potranno scegliere le regole fondamentalmente con cui quel tematismo dovrà essere, dovrà essere gestito e dopodiché lo si applica. Di conseguenza gli elementi sulla base della regola o delle regole che sono state definite riceveranno il colore eh, in funzione del tema. È un qualcosa che si assegna e che si può rimuovere, quindi ripristinare di fatto la grafica della vista a quelle che sono le impostazioni. Eh, Vuoi di stili oggetti o eh, impostazioni legate proprio alla, alla vista specifica, quelle che normalmente gestiamo da quella finestra di dialogo che si chiama visibilità grafica. Il compositore colore, però, potrebbe essere anche preparato e gestito in maniera tale da essere applicabile a molteplici viste. Eh, per cui vedete che nel video si sta aprendo una seconda vista del medesimo progetto. Sarà quindi possibile applicare quel tema anche a un numero eh, elevato di viste con una semplice rifatta operazione. In questo caso si sta facendo un qualcosa di un po' più strutturato. Vedete che è stata definita nel riquadro di sinistra quella che è chiamata un'attività. L'attività è un qualcosa che io preparo all'interno del progetto e che poi uso e riuso più e più volte che posso anche andare ad organizzare all'interno di un bottone affinché con un semplice click molteplici attività vengano svolte, un po' come se le mettessi in batch. Volendo le potrei anche trasferire tra progetti diversi. Dopodiché scelgo quali viste debbano essere mappate e applicando il compositore colore, che sia una pianta, una vista 3D, una sezione o una vista prospettica o altro, allora, gli oggetti sulla base del tema verranno ricolorati. Sarà possibile aggiungere eventualmente anche una leggenda che va a completare eh, quella, quella grafica, quella vista, così che siano identificabili gli elementi sulla base del tema che è stato applicato. Poi abbiamo i tool Excel. Questo è un gruppo, in realtà, di comandi eh, che ci permette di eh, andare a. Collegare o a raggiungere Excel eh, attraverso un formato nativo. Quindi siamo, penso, consapevoli tutti, eh, che le tabelle, gli abachi che noi produciamo all'interno del nostro progetto di Revit eh, possono uscire nativamente in un formato CSV eh, o TXT, no? quindi in un formato di testo che poi può essere sì, ricostruito all'interno. Eh, di excel ma, ma passando attraverso delle operazioni laddove invece andiamo ad utilizzare lo strumento legato all'esportazione degli abachi anche qui andiamo a definire un'attività quindi un qualcosa che può essere eseguita ora riutilizzata domani in futuro quando serve eh, rieseguire di fatto quell'operazione che ci porta poi alla creazione di un contenuto di un contenuto esterno <coughs> In questo caso stiamo vedendo l'esportazione e l'esportazione andrà a far nascere un file con i contenuti che derivano dal modello sulla base di quelli che sono gli abachi. Eh, adesso state vedendo un foglio di Excel vuoto nel quale è stata inserita una grafica perché questo file vuoto di fatto funge da modello che io posso andare a specificare nel momento in cui sto preparando la mia esportazione in maniera tale che la tabella, il foglio di calcolo che produco. Contenga non solo i dati, ma contenga anche quei loghi, quelle informazioni che, che in qualche modo possano essere necessarie. Posso, farlo, eh, posso applicare il modello a più ABACHI, eh, posso scegliere quindi quelli che sono gli ABACHI presenti, eh, posso dividerli in fogli di calcolo diversi, quindi in file di Excel separati, oppure all'interno di un unico eh, foglio di calcolo suddiviso in varie schede. Sarà possibile comprendere, includere anche il titolo della tabella piuttosto che le intestazioni della tabella, insomma, per fare in modo eh, che vi sia eh, magari anche una più semplice comprensione delle informazioni che sono, che sono contenute. Dopodiché si specifica quale sia la cartella di destinazione nella quale riversare i file Excel che si stanno producendo e, e quindi si può o attraverso l'anteprima visualizzare una preview di quella che sarà la futura tabella o eseguire, eseguire l'esportazione. Nel momento in cui esporto, produco i file di Excel, nel momento in cui salvo, salvo quelle scelte fatte e quei contenuti della finestra di dialogo in cui mi trovo all'interno dell'attività, così che un domani, nel momento in cui il progetto magari ha subito delle modifiche e eh, io debba eh, produrre un file esportato in Excel aggiornato, io non debba reimpostare tutto, ma debba semplicemente andare ad individuare quale sia l'operazione da andare ad eseguire. Anche questo può diventare un qualcosa che si esegue manualmente o può essere un qualcosa che si include invece in una serie di attività che si svolgono in batch in maniera tale che tante operazioni, secondo un ordine, secondo una preferenza da noi definita, possano essere realizzate. E quindi. Si potrà aprire il file Excel e trovarne i contenuti, eh, che saranno quelli presenti all'interno dell'abaco in quel momento. Quindi, i campi valorizzati li ritroveremo valorizzati, i campi che eh, in quello specifico momento il dato non lo, non lo possedevano ancora li troveremo come, come celle vuote, ma sarà possibile completarle eventualmente all'interno di Excel. La modifica del file, Excel intendo, rimane in Excel perché ho esportato. Ma c'è un'ulteriore funzionalità legata al tool Excel che è il link. Allora, in questo caso le cose funzionano in modo simile, ma non proprio identico. Per cui anche qui si lavora su quelli che sono gli abachi. Eh, quelli che sono gli abacchi presenti. Sarà possibile scegliere quale abaco portare all'interno del file di Excel eh, e quindi con quali colonne. Il file Excel che nascerà. Conterrà i dati presenti all'interno dell'abaco in quel momento, ma essendo un link avrà un valore aggiunto, ovvero quello di poter essere successivamente ed esternamente di fatto a Revit editato. Quindi, passando alla, al file nato come link, diventa un file editabile, per cui sarà possibile agire nelle celle assegnare dei valori laddove magari eh, dei valori sono mancanti e la compilazione del valore non deve essere o non è a carico di chi sta sviluppando il progetto, magari una figura esterna che ha consapevolezza anche di quali siano le informazioni che debbano essere riportate e quindi si andrà a valorizzare una cella, eh, la si usa normalissimamente quella cella perché il file di Excel è un file nativo e, e poi lo si salverà. Il file Excel salvato con le informazioni che sono state aggiunte, vedete che qui eh, stiamo andando a scrivere di fatto i dati all'interno delle celle, eh, questi dati non saranno però solo ed esclusivamente una caratteristica del foglio di Excel, ma diventeranno dei dati che possono rientrare all'interno del progetto, perché il link Excel potrà essere reimportato. E quindi io rivedrò quelli che sono i contenuti del file Excel modificato, con i valori che una persona terza magari ha aggiunto, e potrò riversare di fatto quelle modifiche all'interno del mio progetto. Le prime colonne che vedete eh, sono quelle colonne che contengono i dati eh, identificativi dei nostri elementi, quindi quei termini univoci che ci aggiunge il software, eh, li vediamo all'interno eh, della preview che stiamo, che stiamo osservando. È anche possibile che l'utente che ha lavorato su Excel abbia aggiunto ulteriori colonne e allora in questo caso sarà possibile eseguire quella che è chiamata la mappatura, cioè specificare quella particolare colonna creata in Excel a quale parametro eh, invece debba corrispondere, così che vi possa essere il travaso delle informazioni da Excel in Revit e ritornando poi all'interno dell'abaco di Revit lo ritroveremo con i valori che sono stati compilati al di fuori e quindi questo ci permette di fatto di estendere il nostro modello e fare in modo che non solo utenti diversi ci possano lavorare e possano aggiungere dati, proprietà, eh, valori ai parametri che i nostri elementi possiedono, eh, ma fare in modo che vi possa essere uno sviluppo coordinato di fatto delle informazioni. Poi c'è il tool leggenda, anche questo è un tool estremamente, estremamente importante perché eh, perché ci dà la possibilità di migliorare eh, il modo con il quale possiamo andare a generare delle viste di legenda all'interno del progetto. Eh, considerate un aspetto eh, importante: no? adesso metto un attimo eh, in pausa il nostro, ehm, il nostro video, ma solo perché. Eh, così, ehm, anzi, lascio che, che, che vada avanti, nel frattempo ci parlo sopra. Eh, ma state vedendo fondamentalmente quello che è possibile nativamente fare in Revit nel momento in cui si lavora all'interno di una vista di leggenda, per cui si vanno a collocare dei simboli, eh, dei simboli che vengono ripresi eh, tanto dalle famiglie di sistema quanto dalle famiglie di componente, quindi file RFA che sono presenti, eh, si vanno ad aggiungere eh, delle rappresentazioni eh, che a seconda dell'oggetto possono essere differenti, eh, la vista dall'alto piuttosto che la vista frontale o laterale, eh, all'interno di un foglio, perché di fatto la nostra leggenda è come se fosse un foglio bianco, eh, in cui andare ad aggiungere appunto questi simboli ehm, senza informazioni però. È possibile aggiungere dei testi, ma sono testi e quindi, come tali, sono slegati dai valori dei parametri. Con il rischio di fatto eh, di andare a riportare un dato che non è coerente con quello che è effettivamente presenta all'interno del nostro progetto. In questo caso, la leggenda va a migliorare questo processo, quindi, non aggiunge fondamentalmente un qualcosa di nuovo. Eh, nel senso che il risultato che si ottiene sarà una vista di leggenda assolutamente identica a quella che io otterrei eh, costruendomela manualmente potrò andare ad aggiungere dei parametri eh, perché i parametri già sono presenti all'interno del progetto il tool leggenda così come altri strumenti di Revit eh, raccolgono contenuti che già noi abbiamo all'interno del progetto ma che non sarebbero altrimenti raggiungibili si verrà a creare un qualcosa, si verrà ad aggiungere un dato all'interno del nostro progetto che poi diventerà un dato nativo. E quindi chi crea o usa gli NTI for Revit non crea un qualcosa di esclusivo, di visibile solo per chi gli NTI for Revit li possiede. Ma va ad aggiungere contenuti che poi potranno essere aperti da chiunque, su qualunque macchina. Ehm, eh, e quindi saranno interrogabili saranno visibili quei dati saranno visibili quei contenuti come se fossero nati all'interno di quel dispositivo ci completa e ci semplifica la vita soprattutto il, il tool leggenda eh, perché vedrete adesso facendo ripartire il video eh, che certe operazioni potranno essere eseguite in modo in, in modo massivo e in modo molto veloce allora si parte con eh, la creazione del modello della leggenda, eh, per cui si va a scegliere attraverso la finestra di dialogo che, che compare come debbano essere organizzati i contenuti, secondo quale layout, quindi se è orizzontale piuttosto che verticale. Eh, sarà possibile andare a titolare questa leggenda, se vogliamo, eh, sarà possibile. Eh, impostare anche alcune proprietà geometriche perché di fatto eh, la leggenda non sarà nient'altro che una serie di riquadri che conterranno i nostri elementi e quindi andremo a specificare secondo quale distanza certi riquadri dovranno essere creati. Poi si va ad identificare la categoria, la categoria che vogliamo nella leggenda andare ad inserire, e, e poi si sceglieranno i parametri, la lista che vediamo. È molto simile, anzi è lei, quindi dovrebbe essere molto familiare, e la lista dei parametri che noi magari già normalmente utilizziamo quando andiamo a definire un abaco e quindi andiamo a scegliere quali siano i parametri, i campi che all'interno dell'abaco devono essere riportati. Qui li andiamo a scegliere, li andiamo ad aggiungere sul lato destro, eh, identificando quali siano le proprietà che noi vogliamo vedere, che poi vedremo come testi, ma in realtà sono legati ai parametri, sono legati alle proprietà che effettivamente gli oggetti possiedono e quindi se un domani quegli elementi cambiano valore, la leggenda si aggiorna. Se invece la immaginiamo come la leggenda che costruirei io manualmente, la modifica del valore assegnato al parametro non si trasferisce nella leggenda, a meno che l'utente non si ricordi di farlo e numerose modifiche in progetti complessi diventano poi magari difficili da rintracciare. Con il rischio di produrre degli elaborati che coerenti non sono. E dal momento che noi lavoriamo su Revit e non lavoriamo su un CAD, ci aspettiamo la coerenza e la coerenza la possiamo raggiungere soltanto se usiamo i parametri e non i testi. La finestra che state vedendo adesso, che è un ulteriore dettaglio no? eh, del mio eh, tool leggenda, mi permette di escludere eventualmente degli elementi, perché magari io non ho la necessità di riportare all'interno di quella leggenda delle porte tutte le famiglie di porte che io sto utilizzando. Magari ce ne sono alcune che sono specifiche per ehm, che so io, una facciata continua e per le quali magari andrò ad allestire un'ulteriore vista di legenda con i contenuti legati alle facciate continue, in quello che vedete che è una sorta di campione, vengono poi aggiunti quegli elementi grafici che ci servono per rappresentare i nostri componenti. Allora, se l'obiettivo è quello di creare una leggenda delle porte, io andrò a posizionare nella mia leggenda dei simboli che mi consentono di vedere di fronte, dall'alto, di lato, il mio elemento porta. Sono i componenti di leggenda nativi di Revit che, so che sto posizionando di fatto all'interno di quel campione, che altro non è che un insieme di linee editabili, no? quindi posso spostarle, stirarle, modificarle. Quella composizione che io ho definito e il dato di partenza. Mancano poi tutti gli altri oggetti di tipo porta che io devo includere nella mia, eh, nella mia vista e che andrò a generare. Quindi, eseguendo il tool leggenda e sulla base delle impostazioni di quel campione, nascerà la legenda e quindi mi ritroverò all'interno di quella vista con il titolo, con i parametri che io ho definito, tutti quei riquadri necessari per descrivere i differenti elementi, che poi potrò vedere nei vari livelli di dettaglio, nei vari stili di visualizzazione, riportando però i valori, perché quei testi che adesso vedo non sono semplicemente delle scritte, ma sono i valori dei parametri presenti attualmente all'interno del progetto. E questo Già consente di semplificare molto le attività. Passo velocemente a Revit perché vorrei farvi vedere un'altra cosa. Vorrei farvi vedere un qualcosa in più legato al tool leggenda, eh, o meglio, una funzione ulteriore legata alla creazione delle leggende, eh, che è questo strumento che si chiama Generatore Leggende. Eh, che, che cosa fa questo strumento? Va a creare un'ulteriore vista in modo un po' diverso. È una sorta di procedura guidata, leggenda, apparecchiature meccaniche, ad esempio. Ok, vado ad includere le famiglie che sono presenti nell'intero progetto, o potrei anche eventualmente ragionare per viste e quindi potrei creare. Delle ulteriori viste di legenda specifiche per andare a rappresentare quelli che sono gli elementi contenuti magari in uno specifico livello. Io la lascio impostata sull'intero progetto. Posso lavorare sulle famiglie caricabili quindi componenti RFA, posso lavorare sulle famiglie di sistema esattamente come facevo, eh, come facevo già prima. Posso scegliere quali siano le categorie che voglio includere nella mia vista di leggenda. E io adesso ne vorrei fare una legata alle mie attrezzature meccaniche. Già qui vedo quali sono le differenti famiglie attualmente presenti, e quindi potrei ancora selezionandole eh, considerarne alcune piuttosto che, che altre, eh, o, e quindi certe magari escludere eh, sulla base del nome o eventualmente sulla base di filtri che anche qui posso andare ad utilizzare per escludere determinati oggetti. Dalla mia vista di leggenda. Dopodiché andrò ad aggiungere il componente leggenda e lo farò in modo guidato, no? quindi non più come prima andando io a collocare il componente all'interno della mia vista, ma lo farò andando a definire io qui quali sono i simboli che voglio andare a montare, quindi potrebbe essere una vista dall'alto. Potrebbe essere un'ulteriore vista e posso permettermi di scegliere anche una vista 3D. Posso andare ad inserire eventualmente un'elevazione, magari anteriore, e aggiungo un'altra elevazione, ad esempio la destra. Questo è relativo alla componente grafica. Poi abbiamo i parametri, i campi disponibili legati al tipo, legati all'istanza. Quindi posso andare a scegliere direttamente dall'elenco quali siano le informazioni. Ovviamente eh, posso andare ad aggiungere tutti quei dati che mi servono no, per andare a caratterizzare, caratterizzare l'elemento, a descriverlo in modo più accurato, magari riportare anche immagini, soprattutto se all'interno della famiglia abbiamo incluso anche un'immagine raster di quel particolare componente che vogliamo allegare. Alla nostra, eh, nostra legenda. Insomma, tutti i campi e tutti i parametri che quell'elemento possiede eh, di fatto li raggiungiamo, li ritroviamo e li possiamo andare ad inserire. Dopodiché, creo. E questo farà sì che venga generata l'anteprima della legenda. E quindi vedremo all'interno dello spazio che abbiamo qui il risultato, quindi la nuova leggenda relativa a quei componenti nelle differenti viste. Che io ho selezionato e incluso all'interno del, eh, del mio modello di fatto di leggenda, eh, che potrò eventualmente aggiornare anche poi, anche poi in futuro, e che avrà prodotto la mia anteprima, che potrò visualizzare qui, e quindi avrò le varie viste presenti con i differenti valori dei parametri. Questi sono sempre parametri, per cui le caselle vuote derivano da eh, evidentemente. Eh, un qualcosa che ancora il, quel dato non è posseduto. No? L'informazione mancante, quindi, se mancano la leggiamo. Nel momento in cui verrà, verrà aggiunto e valorizzato quel dato, lo troveremo anche riportato all'interno del eh, della nostra leggenda Questo avrà creato una vista che, come sempre, andrà a finire all'interno del, eh, del nostro browser. Quindi, la leggenda delle apparecchiature meccaniche, che non è ancora in. Presente su nessuna tavola diventa una vista a tutti gli effetti che noi potremo consultare. E questi sono i nostri soliti componenti. Sono sempre i nostri soliti elementi eh, di fatto grafici, i componenti di leggenda che normalmente utilizziamo e che di conseguenza possiamo andare a gestire, con però i valori riportati eh, a partire dai dati del parametro e non come semplice testo. Velocemente andiamo ancora avanti e vediamo un ulteriore strumento molto anche questo molto interessante che è il copia parametro. Eh, normalmente ogni oggetto, ogni componente di Revit possiede dati, possiede informazioni. <coughs> eh, I parametri sono delle caratteristiche eh, che appartengono di fatto ad una specifica entità. Diventa difficile fare in modo che delle informazioni che caratterizzano un componente, magari di una, di una categoria A, possano riversarsi in un componente diverso o di una categoria differente, di una categoria B, ad esempio. Eh, su questa pianta, ad esempio, sono collocati degli elementi di arredo che si collocano eh, all'interno di un ambiente, di una stanza, eh, per cui è presente nel progetto un locale. Che identifica quella stanza, che contiene quell'elemento di arredo. Eh, nativamente, noi non abbiamo modo di sapere eh, l'arredo X eh, in quale stanza si trovi. È possibile in alcuni casi utilizzare quelli che Revit chiama gli abachi integrati, ma non eh, andando a recuperare tutte le informazioni necessarie per descrivere i differenti componenti. Io non avrò modo di leggere quando seleziono un oggetto quale sia il locale in cui si trova. Lo potrò vedere magari all'interno di un abaco integrato, ma non come parametro che appartiene all'oggetto. Invece il copia parametro consente proprio di far questo, di poter recuperare dei dati da un elemento sorgente e trasferirli in un elemento destinazione. Anche qui si crea <coughs> di fatto un'azione che può diventare un'attività futura, quindi un qualcosa che io rieseguo all'interno del mio modello modificato. Il progetto è per natura un qualcosa di non finito, è un qualcosa in continua, di fatto evoluzione e quindi devo avere la possibilità di mantenere il controllo sui miei elementi e poterne eh, aggiornare le informazioni che gli elementi possiedono. E attraverso l'attività, di fatto, io ho la possibilità di tenere il controllo di come eh, le modifiche di fatto ehm, ricadano sugli oggetti che sono presenti nel mio modello. Si seleziona quale sia. Eh, l'elemento di destinazione, quindi si lavora sempre, vedete, per categorie, quindi si continua ad utilizzare un qualcosa di familiare. Si specifica quale debba essere fondamentalmente l'obiettivo, il target di questo copia parametro e lo si fa andando a identificare una categoria o andando eh, in quella categoria ad applicare dei filtri, perché magari non tutti gli elementi di arredo devono essere eh, modificati in maniera tale da comprendere un ulteriore parametro, ma solo alcuni. Allora sarà possibile definire un filtro semplice o un filtro composto che utilizzi due o più regole, eh, così da raggiungere in modo diretto un set di oggetti. Dopodiché si indicherà quale sia il luogo nel quale il valore del parametro dovrà essere scritto. E questo lo si fa andando a definire fondamentalmente un parametro, eh, che potrebbe essere un parametro già esistente no? o che potrebbe essere eventualmente un parametro aggiunto eh, perché noi abbiamo il nostro file dei parametri condivisi nei quali sono presenti certe informazioni che vogliamo andare ad associare ad un'entità che attualmente non li possiede. E quindi il parametro lo si aggiungerà, eh, si ricorrerà a quello che è il file dei parametri condivisi che normalmente utilizziamo e che probabilmente già utilizzate. Potrebbe essere anche una, eh, un parametro di progetto, non è necessario che passi per forza di cose da un parametro, eh, da un parametro condiviso. <coughs> la scelta del parametro condiviso magari ci tutela perché ci darà modo, se necessario, di andare a riportare anche quel dato all'interno di un'etichetta, cosa che invece se passiamo da un parametro famiglia a un parametro progetto possibile non è. Eh, quindi si completa la definizione e l'aggiunta del parametro. <coughs> E poi si andrà a costruire la formula e quindi si andrà ad indicare su quel parametro indicato quale debba essere il valore da andare a riportare e soprattutto da dove leggere quel parametro, perché essendo un copia noi prenderemo il valore da un elemento sorgente e lo trasferiremo in un oggetto destinazione. In questo esempio si va a lavorare sulle stanze, sui locali. E quindi si andrà a prendere il numero piuttosto che il nome del locale eh, che contiene un elemento di arredo, quindi lo si andrà ad indicare e lo si aggiungerà sul campo di destra, come quando aggiungiamo un campo all'interno di un abaco. Si potrà anche eventualmente utilizzare più parametri, eventualmente definire anche delle formule se si usano gli operatori matematici oppure sarà possibile usare virgola, punto e virgola, insomma dei separatori che ci consentono magari di mettere in successione una serie di informazioni e quindi si andrà ad eseguire l'attività. Con questo esegui, adesso eh, tutti gli elementi di arredo che sono presenti all'interno del nostro progetto si modificano, non geometricamente, ma si modificano dal punto di vista informativo, perché allora ciascuno... Possiederà anche quell'ulteriore parametro che io ho aggiunto come parametro condiviso, e il valore di quel parametro non lo devo scrivere io. Il valore verrà ripreso dal progetto e assegnato al componente. Valore che potrò aggiungere in un abaco, che potrò riportare su un'etichetta, che potrò usare in una serie di contesti diversi e che mi permetterà, mi permetterà di mantenere il controllo sulla coerenza delle informazioni che io ritrovo all'interno del mio progetto. Vediamo l'ultimo, e poi siamo alla conclusione, che è il trova seleziona. Eh, questo ci permette di andare un po' a migliorare le operazioni legate alla selezione degli oggetti, eh, che nativamente in Revit passano tramite il filtro, ma il filtro di Revit ragiona per categoria. Eh, allora poi si usano magari altri metodi, come la selezione delle istanze eh, nella vista, piuttosto che nel progetto, che ci aiuta sicuramente già per raggiungere determinati elementi, ma che non ci dà un controllo così raffinato e puntuale. Lo strumento invece Trova e Seleziona fa qualcosa in più, fa qualcosa di un po' più strutturato, perché si basa di fatto anche su, su un pannello che si colloca all'interno della nostra interfaccia, è un pannello mobile che possiamo ricollocare dove vogliamo e che ci permette di andare a lavorare sulla selezione corrente, sulla vista corrente, sull'intero progetto, di poter ragionare su quelle che sono le categorie presenti, ma soprattutto ci darà la possibilità di andare a definire dei criteri attraverso i quali andare ad eseguire la ricerca. Uno degli aspetti critici eh, che noi viviamo all'interno di un progetto è quello legato all'incoerenza. Eh, uno degli aspetti di fatto della normativa e eh, che ci viene richiesto eh, come, come controllo da eseguire sul modello è relativo al dato, no? per cui si parla di problemi legati alle geometrie che normalmente chiamiamo clash detection, ci sono poi altri problemi legati ai dati. Eh, il fatto che un oggetto esista all'interno di un modello e che possieda un parametro, che cosa buona? Che quell'oggetto possieda un parametro non valorizzato non è cosa buona. È un problema, è un'incoerenza e può succedere che determinati componenti non possiedano i parametri o se li possiedono magari abbiano la casella vuota, quindi il valore non sia presente. Questa incoerenza deve essere risolta, eh, magari ancor prima che venga ritracciata da chi può effettu va a effettuare i controlli. Posso costruirmi di conseguenza i filtri andando non solo a raggiungere. L'oggetto che appartiene ad una specifica categoria, che appartiene ad una specifica famiglia, ad uno specifico tipo, ma potrei andare a raggiungere gli elementi magari sulla base proprio di un dato, di un parametro che eh, costruisco e quindi definisco una condizione. Questo mi permetterà di andare ad isolare gli elementi, di poterli rintracciare e così risolvere. Nell'esempio che state vedendo sta interrogando gli elementi di tipo porta, eh, sta raggiungendo gli oggetti e sta indicando tutti quegli elementi che hanno un valore di larghezza superiore a. Nel momento in cui applico, eh, mi verranno visualizzati all'interno della mia finestra, della mia vista grafica, solo quegli elementi che soddisfano quel criterio. Posso farlo eh, come semplice selezione. Posso farlo eventualmente anche andando ad attivare l'isolamento, così che tutto il resto del contenuto della mia vista in qualche modo si spenga e renda di conseguenza più identificabile gli oggetti. Se questa ricerca l'avessimo fatta magari su un parametro che possiede un valore mancante, no? una, una, un parametro che sia associato all'oggetto ma senza valore, allora ci permetterà di individuare gli oggetti che presentano l'incoerenza e risolverli. Ce ne sarebbero poi altre, molte altre funzionalità, anche magari puntuali, no? eh, anche relativamente semplici se vogliamo, ma estremamente, eh, estremamente comode. Eh, ce n'è una che vi, che vi mostro molto velocemente ed è legata eh, ad esempio alla tavola. Eh, quando componete una tavola e posizionate sulla tavola viste diverse in scale differenti, e usate il parametro nativo di Revit che è quello legato alla scala, eh, se le viste sono nella stessa scala leggerete il valore, altrimenti ritroverete quella dicitura come visualizzato, no? perché magari c'è un'etichetta poi associata alla vista eh, che ci scrive quale sia la scala assegnata. All'interno degli NTI for Revit abbiamo uno strumento estremamente comodo. <coughs> Eh, che ci permette proprio di andare a aggiornare le scale. Quindi io ho qui nel mio cartiglio il valore della scala, riporta semplicemente un valore. In realtà vedete che le scale utilizzate sono differenti e quindi semplicemente con l'esecuzione di quel comando io faccio rileggere le mie scale e le, queste verranno scritte e riportate all'interno del cartiglio. L'ho fatto. In modo diretto l'ho fatto con un semplice clic. Non ho dovuto passare da script di, di Dynamo, non ho dovuto passare da parametri condivisi definiti come testi che richiedono poi da parte mia una compilazione. Eh, è un qualcosa che avviene, che avviene in modo diretto, che sarà possibile eh, applicare, riapplicare anche in questo caso in modo, in modo automatico, no? andando a definire l'attività così che i cambi di scala che io eseguo mi producano l'aggiornamento costante all'interno delle mie viste. Così come abbiamo degli strumenti di gestione, uno che secondo me è estremamente comodo è quello legato all'upgrade. Eh, ci capita, almeno a me, di lavorare spesso con file prodotti con versioni differenti, quindi magari il progetto è iniziato con una versione precedente, deve essere ripreso e continuato con la versione corrente. E quindi io devo aggiornare devo aggiornare il file. Poi magari quel file contiene anche dei file linkati che devono essere loro stessi eh, nuovamente aggiornati, ehm, o magari devo sviluppare il mio modello sulla base di un archivio di componenti di librerie eh, che sono state realizzate con versioni, con versioni precedenti. È chiaro che se devo usare un file, nel momento in cui lo carico, parte l'aggiornamento, il tempo di attesa è un tempo ridotto. Eh, ma se penso magari a quanti file devo sottoporre a quell'aggiornamento, eh, e se poi i file anche sono grandi, i tempi di attesa che si dilatano, diventa molto più comodo centralizzare. Centralizzare tutto all'interno di uno strumento che mi permette di specificare quale sia la cartella sorgente che contiene, che contiene i miei dati. Io adesso sto selezionando una cartella che si ritrova sul mio desktop. Sta facendo una lettura dei contenuti di quella cartella e mi riporterà qui il report, quindi quanti sono i file, che tipi di file sono: se sono file RFA, quindi famiglie, se sono file RVT, progetti, se sono RTE, template. Eh, mi dirà quanti sono e io deciderò se considerarli tutti, se invece escluderne alcuni. Posso sovrascrivere il file originale, posso invece specificare una cartella di destinazione diversa. Posso eventualmente aggiungere un suffisso e posso eseguire. Allora, questa operazione avverrà eh, di fatto in automatico. In batch, se questa, immaginiamo, venga gestita da chi ha la responsabilità, magari anche di andare ad organizzare i contenuti, va sostanzialmente a risolvere un problema che poi ricadrebbe su n altri utenti che magari devono attingere i componenti a partire da una cartella condivisa. Così facendo io posso aggiornare non solo i progetti, ma anche le mie librerie, fare in modo che queste siano quindi disponibili rispetto all'ultima versione e possano essere direttamente fruibili. Considerate che se poi sulla macchina su cui lavorate avete installato, come me, versioni diverse di Revit, quando installate gli NTI for Revit potete decidere su quali release gli NTI for Revit debbano essere installate. Anche su tutte le N versioni presenti. Eh, ovviamente la licenza le copre tutte, perché la licenza degli NTI for Revit è come la licenza dei software Autodesk, per cui è nominale e, e, quindi, eh, e quindi si associa all'utente. Su quella macchina lavora quell'utente e di conseguenza avrà gli NTI for Revit disponibili sui differenti Revit. Questo upgrade mi permette di fare l'aggiornamento. E portarlo alla versione di Revit che ho aperto in quel momento davanti ai miei occhi, così che ci possa essere di conseguenza la produzione di quella libreria o l'aggiornamento, insomma, di quelle librerie eh, che sia, sia mantenuta. Questa era la cartella sorgente, dove c'erano le mie famiglie 2023. Eh, parallelamente, io ho fatto adesso la cartella relativa alle famiglie 2024. Vedete che la data e l'ora è quella attuale di quando ho eseguito quello strumento. Mi ha aggiunto i suffissi in ogni nome perché avevo attivato quell'opzione, ma di fatto nel giro di pochi secondi ho reso aggiornata una libreria che poteva anche contenere decine e decine di componenti diversi. Ovviamente i tempi cambiano a seconda del peso dei file. Eh, magari un progetto particolarmente pesante potrebbe anche richiedere un tempo più lungo no? per effettuare quell'aggiornamento. Um, ci sarebbe poi un altro comando che vorrei farvi vedere e dopodiché concludo um, passo ad un progetto nel quale um, che, che magari vi è già capitato di vedere è uno dei progetti di esempio uh, di Revit eh, è presente nella cartella samples e, um, di fatto lui <coughs> un progetto un po' pesante. Perché, perché pesa circa 100 mega e nel quale sono stati aggiunti anche una serie di file collegati, perché ci sono componenti diversi, c'è la parte degli impianti che è su un file separato, le facciate sono su un file separato ancora e, e, e quindi di fatto il modello che sto vedendo è un modello che pesa, pesa, pesa parecchio. Io adesso lo chiudo un attimo e vi faccio vedere l'ultimo strumento di gestione che è quello che ci permette di fare una pulizia dei modelli. Questo strumento diventa molto comodo perché ci consente di andare a generare un ulteriore file derivato dal primo, ma più leggero. Quindi io adesso gli indico quale debba essere il file sorgente, lo apro. Um, non è necessario che il file sia aperto, anzi sarebbe meglio che non fosse aperto così che se si decidesse di sovrascriverlo si abbiano i diritti per sovrascriverlo e dopodiché si andrà a definire una configurazione, una configurazione che ha come obiettivo quello di pulire il modello di quelle risorse che non sono necessarie. Magari il modello deve uscire dai miei locali. Eh, perché devo consegnarlo ad un utente esterno eh, che quindi magari non ha neanche modo di raggiungere le mie risorse nei quali i file sono archiviati eh, e quindi non ha la possibilità di lavorare su dei file collegati o proprio perché magari non ho la necessità di condividere con quest'utente dei particolari contenuti del file perché, perché lo strumento di polizia mi dà modo di agire tanto sui link. E quindi questa finestra si andrà a comporre e ad arricchire di voci nel momento in cui vengono ritrovati i contenuti CAD piuttosto che DVF o nuvole di punti, quello che io seleziono verrà rimosso. E, e quindi sono io che compongo che cosa sostanzialmente debba, debba essere mantenuto. Anzi, prima di farlo, pulizia 2024 definisco una configurazione, così quello che andrò a impostare diventerà parte del mio progetto e potrò riusarlo anche domani, eventualmente ce ne fosse bisogno, no? Perché magari se sono aggiunti dei nuovi contenuti che non devono uscire e quindi potrò rieseguire nuovamente la pulizia del modello. Qui ragiono per link, quindi ciò che è collegato, ma posso anche andare a lavorare per foglie e viste e quindi non far uscire Insieme al progetto determinate tavole, quindi posso anche massivamente spuntarle tutte, o posso andare per esclusione, tenendone eventualmente alcune. O posso lavorare per viste, perché magari di tutto il contenuto del mio progetto, di tutto il contenuto del mio browser, che qui sto vedendo, con eventualmente anche eventuali organizzazioni del browser personalizzate da voi, ve le ritrovate esattamente tale e quali anche qui. Avrete modo di, di pulire, di rimuovere dal file che nascerà quello che per voi non serve. Okay? Io adesso ne tolgo un po', ma solo perché almeno così qualche click lo vado a fare, magari le viste 3D, quelle di coordinamento le tengo, spengo le altre, mi tengo i prospetti e rimaniamo, diciamo, in questo modo. Potrei anche eliminare tutte le viste che non sono state impaginate. Eh, andando a sfruttare magari anche quell'organizzazione che viene data alle viste tra viste di lavoro e viste di tavola e poi andrò ad indicare quale sia la posizione, la posizione di uscita di fatto della mia um, progetto pulito, della mia pulizia quindi questo è il file di destinazione, salvo la mia configurazione Ok. Ed eseguo. Anzi, scusate, ma vado solo a controllare le viste che avevo qui, perché adesso ne ho tolte alcune. Ok. E qui le viste, magari anche qui ne tolgo alcune. e teniamo ad esempio solo queste ok eseguo e quindi partirà il processo questo processo potrebbe richiedere qualche istante soprattutto se il file contenitore che sto sottoponendo a pulizia eh, pesa no? quindi se fosse un file importante questo non è che non lo sia, perché dicevamo pesa circa 100 mega, ma ehm, è un tempo sicuramente utile e un'attesa eh, giustificata, perché di fatto automatizzando questo ulteriore processo ci consente di andare a produrre un nuovo documento destinato magari ad un'uscita, ad una condivisione con un ulteriore utente. Qui ci sta facendo l'elenco, man mano che procede, delle azioni che vengono svolte. Ci comparirà ehm, di fatto anche eh, l'informazione che il processo si è concluso, quando si è concluso. Il contenuto di questa finestra sarà possibile copiarlo, così eventualmente che possa essere riportato in un documento esterno. E, eh, e andare a giustificare quello che è stato prodotto. No? Quindi abbiamo il report delle azioni svolte. Beh, non ve l'ho detto poco fa: ma di fatto, nella scheda generale, laddove il file che si va ad aprire eh, fosse un file centrale, allora si potrebbe andare ad impostare quel file come un nuovo file centrale, conservandone anche l'organizzazione, quindi conservando quelli che sono i workset. C'è anche un'opzione estremamente utile qui che le elimina inutilizzati, che io non ho usato eh, solo per evitare un ulteriore step di pulizia. Eh, ma potrei di fatto, nel momento in cui vado a produrre quindi un file nuovo, eh, a partire da un modello esistente, rimuovere tutti quei componenti o tutti quei tipi che non sono in uso, rendendo il mio file più leggero. Nella cartella destinazione che io ho indicato poco fa, Ecco che è nato il progetto pulito. Eh, senza quei link, lo vado anche ad aprire all'interno di Revit, così lo vediamo un attimo e vedremo che dal punto di vista delle viste, dal punto di vista dei link, dal punto di vista delle tavole, sarà un qualcosa di diverso rispetto a prima. <coughs> Collegamenti assenti le viste solamente quelle che io ho lasciato visibili, le tavole solo le tavole che io ho lasciato selezionate. E quindi vedo, sto vedendo sostanzialmente quei contenuti che io ho conservato, a partire dal file che è rimasto, eh, del contenuto insomma del file che è rimasto. Okay? E questo sicuramente ci permette di andare ad agevolare la condivisione no, dei modelli anche con utenti che, che non possono accedere a tutte le risorse o non è necessario che accedano a quelle risorse. Io con questo ho concluso, ho sforato anche un po' e me ne scuso se sono andato un po' lungo, ma ci tenevo insomma a farvi una panoramica un po' più estesa rispetto a quella eh, guidata insomma dal PowerPoint, spero che sia... È eh, stato utile e sufficientemente chiaro quello che vi ho fatto vedere. Eh, rimaniamo ovviamente a vostra disposizione eh, per, per qualunque ulteriore informazione possa essere necessaria, eh, quindi tramite le figure di NTA Italy che sono al vostro riferimento o eh, raggiungendoci direttamente. Eh, la, il webinar è registrato. Vedo, eh, vedo una, una domanda che è comparsa qualche minuto fa, ma l'ho vista solo adesso. Um, sì è registrato e eh, vi, verrà, eh, vi verrà condiviso avrete modo avrete modo di rivederlo ed eventualmente magari trarne qualche spunto poi per qualche eh, qualunque ulteriore chiarimento sia necessario contattateci noi siamo a vostra disposizione detto questo io vi ringrazio eh, vi ringrazio per la partecipazione per l'attenzione e e vi auguro insomma, una buona giornata e insomma spero che ci sia l'occasione per sentirci o vederci presto. Buongiorno a tutti e a presto.